bilancio positivo per la festa dei fiori di Acireale. Un programma ricco di eventi con protagonisti per tre giornate, i bellissimi carri infiorati. Delle vere opere d'arte realizzate con decine di migliaia di fiori. Un tripudio di colori che hanno animato il centro storico della cittadina del Catanese, facendo vivere un'atmosfera di festa e attirando numerosi visitatori. Sei carri infiorati in corso realizzati dagli artigiani del fiore acesi e che in questa occasione sono stati dedicati a temi sociali ed attualità. La parata si è svolta nel circuito allestito lungo le vie adiacenti al bellissimo Duomo. In passato i carri infiorati sfilavano in occasione del carnevale insieme ai carri di cartapesta. Da qualche anno è stato deciso di separare le uscite delle due tipologie di carri, riservando a quelli realizzati con i fiori una vetrina d'eccezione durante la primavera. Uno spettacolo unico che ha trasformato la città barocca in un vero e proprio giardino a cielo aperto. L'evento, ad ingresso libero, organizzato dal Comune di Acireale in sinergia con la Fondazione del Carnevale, il patrocinio della Regione Siciliana e il Ministero della Cultura, è stato arricchito anche da tanti eventi collaterali, con concerti, mostre, artisti di strada, sbandieratori e gruppi folk. Festa dei Fiori 2024, tante novità quest'anno? Tantissime novità, la prima è il fatto di aver ripreso la Festa dei Fiori che si era fermata a causa della pandemia, è una manifestazione giovane, siamo alla quinta edizione, tante novità, una città bellissima con tantissimi addobbi, con tanti fiori, ma soprattutto con i fiori dei nostri maestri fiorai che realizzano i carri infiorati, sei carri infiorati, uno più bello dell'altro bisogna dirlo, che sfileranno nel corso di questa serata e anche domani, che sono già lungo il circuito e sono stati apprezzati già nella prima uscita di ieri sera da tantissime persone. Vediamo che ci sono tantissimi giovani coinvolti, quindi maestri che continuano la tradizione dei genitori, degli zii. Sì, è una tradizione, quella dei fiori, che è iniziata come macchine infiorate nel 1930, con le prime macchine, diciamo, si pensò di addobbarle, di metterci delle composizioni floreali sopra, fino a che si arrivò al fatto di coprirle totalmente di fiori. Poi questo procedimento ha avuto dei cambi man mano nei vari anni e dalle macchine infiorate si è arrivate al carro infiorato via via negli anni dal 1930 ad oggi, e sono stati sempre una peculiarità prima del carnevale di Acireale, adesso della Festa dei Fiori. Abbiamo staccato appunto questa costola del carnevale per dare più visibilità a questa lavorazione e creare anche un altro momento turistico qui in città, nella città di Acireale. Spettacoli musicali e tanti altri eventi collaterali per la Festa dei Fiori da Acireale. Sì, spettacoli musicali, abbiamo iniziato con Max Gazzè, stasera Le Vibrazioni, ma si prosegue con Mario Venuti e Caballà, insomma tanti momenti da vivere nella nostra città, giornate intense di attività veramente straordinarie. Avete coinvolto anche i gruppi folk? Ci sarà il carnevale di Mister Bianco, ospite con le maschere, che sono veramente dei costumi tanto belli, tanto che il loro slogan è i costumi più belli di Sicilia, e noi li ospitiamo volentieri a diversi anni. E poi stasera invece, domani sera, le parate saranno accompagnati da gruppi folk e da sbandieratori e da gruppi, diciamo, a tema con i fiori. Sceso il sipario sulla Festa dei Fiori, quali saranno poi le altre attività che porterete avanti? Si guarda poi il carnevale del prossimo anno oppure ci saranno altri appuntamenti? No, prima del carnevale del prossimo anno c'è il carnevale estivo, che negli ultimi anni è stato fatto come retrospettiva, offrendo i carri del carnevale da fermo per 10 giorni e dare la possibilità alle persone di vederlo, ma che quest'anno, questa è un'anticipazione alla chicca che ancora non è uscita
fuori, sarà presentato invece come carnevale vero e proprio estivo in un fine settimana, e ci saranno tutti i carri al completo e quindi si rivivrà, anche se in estate, l'armonia del carnevale. Thank you.